Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Avrebbero potuto creare una cura. L'avrebbe uccisa. Oh, Gesù! Dottore! Cosa ci fai qui? Futuro, pensa a tutte le vite che salveremo. Santo Dio, Joe. L'ho salvata. È un bel casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. Ah.
Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Me lo porterò nella tomba se devo. Ci vediamo, Tommy. Permesso. Ellie. Oh, Gesù, mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. Ehi. Che vuoi, Joel? Passavo. Gli altri... Sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di quanto ti rendi utile. Bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e mi ha... ha detto una barzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Era sugli orologi. Il colmo... Joel, scusa. È tardi e devo... svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts
I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you. Ecco fatto. Beh, non faceva schifo. Lo prendo come un complimento. È tua. No, 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 non so neanche tenerla in mano. Ho promesso che ti avrei insegnato. È vero. Ok, prima lezione domani sera. Ci sto. Ok. Ok. Aspetta. E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Non mangiare il secondo. È terribile. Notte piccola. Buongiorno. Scusa, stavo ancora dormendo. Dammi un minuto e mi vesto. Ho sentito che hai avuto una nottataccia. Io... mi ha baciata. Lo sai com'è fatta Dina. Insomma, non voleva. Stavo parlando della lite con Seth. Aspetta, hai baciato Dina? Pensavo che... Ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei? No, forse voleva solo farti ingelosire. Io non farei mai. Dio, che imbarazzo. Calmati, ti prendo in giro. Non mi interessa. Va a vestirti. Sei tremendo. Ma è stato un pessimo gesto. Prendi la tua roba, siamo in ritardo. Non puzza. Ho sonno.
Andiamo. Joel, è sveglio? Hanno avvistato degli infetti a nord. Maria l'ha mandato a vedere con Tommy. Che sfiga. Sì, dubito abbiano dormito molto. Di sicuro meno di te. Smettila. Stavo per alzarmi. Davvero? Hai tutto? Sì. Preparati, stamattina sarai sulla bocca di tutti. Perché? Correggimi se sbaglio. Hai baciato Dina. Mi ha baciata lei. Ciò ha spinto Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo. E Joel l'ha steso. L'ha solo spinto. Poi te la sei presa con Joel. Questa parte non mi torna. È stata una serata assurda. Chissà che spasso. Peccato esserla persa. State attenti. Come sempre. Maria vuole parlarti. Dov'è adesso? Al ristorante. C'entra per caso Seth? Non saprei. Dille che non mi hai visto. No. Ehi, da che parte stai? Come, scusa? Ehi, quindi... nessun problema, giusto? Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Lo so, ma non vorrei pensarci che... Ellie, nessun problema. Giuro. Grazie. Ehi, vecchietto. Sì, una bella grattata. Ehi. No, forse posso aggiustarla. Ehi, Ellie. Ho sentito dire che c'è qualcosa da loro. E questo non lo sa di Jesse. Ehi, Jesse. Oh, ciao. Pensi di riparare il tetto da solo? Odore è buono. Sicura, sei tutto in cuore. Ma voglio tutto lo
Vuoi fare colazione? No. Dov'è Maria? È di là. Scusa. Ellie, eccoti, vieni. Seth ha qualcosa da dirti. Non ho voglia di stare a sentire quel bigotto. Fallo per me, ti prego. Ok. Seth, vieni. Fanculo. Ehi. Senti, ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. E voglio chiederti scusa. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Io vi ho fatto dei panini. Ok. Di carne. Grazie, Seth. Già, beh, allora sta attenta. Sì. Lo apprezzo, Ellie. Che cosa hai lì? Baguette bigotte. Che profumo. Sono tue. Sicura? Certo. Vi accompagno fuori. Ok. Chi trova tiene. Quando uscirai, voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel. Quei due sono in ballo da troppo tempo. Dove li trovo? Sali all'avamposto di Nord-Ovest. Loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti. Ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ehi, Ellie! Conosci la zona? Non molto. Dina c'è stata spesso. Vi manderò insieme. Problema risolto. Ellie, posso parlarti un secondo? Dimmi. Non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria. Lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non intendesse... È tutto ok. Sicura? Sì. Ok. Ok. Scusa l'invadenza. Sta attenta. Grazie. Ehi, Dina, le assegnazioni! Dammi un minuto! Puoi portare la tua ragazza alla stalla? Dina, posso parlarti? Ehi ragazzi, io devo andare. No. Ma poi torni. Ehi. Ehi. Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera. Oh, è tutto ok. Sì, lo capisco. Io... è che mi sento in colpa. Perché? Perché ho cominciato io e...
Insomma, non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti. Eri ubriaca, succede. Beh, comunque non voglio che tu pensi... No, non ho pensato niente. Non... Lo sai perché mi piaci? Perché mi lasci finire le frasi. Va bene, forse dovremmo andare adesso. Sì. Ai! Ma che cavolo! Io non sto giocando! Ehi, te la fai sotto? Te la fai sotto? Detesto quel moccioso. Gli diamo una lezione? Sì, certo. Ve la siete cercata? Pronti a scappare, stronzetti? Merda, nascondiamoci! Via! Via! Eccoci! Primo punto, perdenti! Ora ti prendo, Pidò! Beccati questa! Sì, cazzo! Cioè, cazzo! Non mi ai! Al diavolo quelle braccia! Ah, ti è piaciuto? Ti vedo! No. Mancato! Mancato! Gne, gne, gne. Oh, al diavolo! Vengo a prendere a casa e di meno, dico sul serio! Dritto in faccia! Non ci conviene scappare! Oh, prendi questa! Boom, ingoia la neve, Verdina! Stiamo vincendo! No! I tuoi genitori ti odiano! Sì? Eh? Aia! So dove abiti, Alex! Hai della neve tra i capelli! Non mi prendi! Oh, no! Oh! Non scappi! Sì! Ti vedo! Niente da fare! Andrei a schiaffi! Ah, non vale! Così imparate! Ehi! Piaciuto? Oh, no! Prendila! Aiuto! Questa me la pagate! Lasciate la mostriciattoli! Ellie! Va bene, basta così, abbiamo da fare ora. No! Me la sono cercata, eh? Sì. Andiamo. Jesse vuole che seguiamo il torrente. Lui sostituirà Joel e Tom. Oh, è bello che ci abbia messo in coppia. Ti piacerà questo per... Buongiorno, ragazze. Buongiorno. Ehi, ragazze, porto dentro. Grazie. Fermati, ci siamo quasi. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. Forza. Ok. Shimmer. Ah, guarda che è arrivata. Sì, sì, sì. Una per te. E una per te. Aprite! Statemi a sentire. Ok. Conoscete le regole. Seguite il percorso, compilate il registro, sterminate gli infetti. Se vi trovate in serio pericolo, rientrate. Usate la testa. Bene. Andate.
Ehi. Cosa stavi sognando? Ho detto qualcosa? No, però digrignavi i denti. Dove sei stato? Prendi lo zaino, ti mostro una cosa. Cosa? Fidati. Forza, di qua. Oh, che freddo. Perché non aspettiamo che faccia giorno e più caldo? No. No, non possiamo. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla. Perché vieni qui da solo in mezzo al nulla? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliora, pare. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tutto al buio. Sì. Forza. Continuiamo così, oggi sarà dura affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. Attenzione quando salti. Ti stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe? Avrei già dato, grazie. Ti servirà la rincorsa? Ce la faccio benissimo. Vai. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa... Te la caverai. È troppo alto. Andiamo. Ehi, guarda me. Abby, no, non guardare giù. Owen, dobbiamo anche tornare indietro. È un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Adulatrice. Ci siamo. Sì, è qui. Porca merda. È una città, cazzo. Già.
L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Uomini armati sono andati a un avamposto, laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. Ok. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi, non lo so, gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti? Ok, il tuo piano? Che cosa ti succede? Mel è incinta. Ah. Ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Ehi. Fermo. Ti aspetto alla baita. Frega un cazzo.
incinta me. Merda. Sei vivo? Devo salire di più.
pessima idea, Abby. Ok. Non è lontano. Ah!